Bentornati in diretta, 10.40, la mezz'ora del Rotogol è già pronta. Giuseppe, Emanuele, Paolo che ci è venuto a trovare. Buongiorno Paolo. Buongiorno di Calcio Retro, come stai? Buongiorno, bene, benissimo. Bene, con per i più fortunati che possono guardarlo attraverso le immagini di Telemilano City al canale 288 del Digitale Terrestre, con una maglia da migliore, insomma, la maglia del migliore. Si vede George Best. Guarda, girati dall'altra parte. È quella la camera. Ah, quella. Guarda, quella okay, là. Eccolo qua. Vedi? Eccola qua, la maglia di George Best, George che Best è uno 1971, una delle maglie che eventualmente si potrà vincere anche in questa e nelle altre edizioni del Rotogol. Però dobbiamo partire in maniera ufficiale, Gigi, con la sigla. Oh. È inascoltabile la sigla, te lo dico. L'abbiamo preparata anni e anni di esperienza questa. È bellissima la sigla. Rotogol. 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 Adesso avete capito il motivo per cui Ranieri piangeva l'altra sera. Ascoltato nell'iPod per sbaglio la sigla del Rotogol. Ben trovati, ben arrivati. Allora, il Rotogol, il programma che mette a vostra disposizione tanti premi interessanti che ci vengono omaggiati da Calcio Retro. Noi ricordiamo sempre in apertura chi ci sponsorizza, chi ci manda avanti, chi ci permette di essere qua. Calcio Retro oggi è addirittura qua, quindi noi permettiamo a lui di essere qua. Volevo finire con il negozio, più o meno la grandezza c'era. E quindi, no, mi ha fatto molto piacere venire anche per farmi vedere di persona. Noi qua abbiamo già due esempi, la maglia di George Best, la maglia degli alleati di Fuga per la Vittoria. Chi più ne ha più ne mette, ci sono tante bisogna possibilità. Bisogna solo scoprire tutte le altre. E allora raccontiamo di Calcio Retro. Abbiamo anche la possibilità oggi di ascoltare direttamente te, quindi. Beh, guarda, l'idea è nata per la passione che ho per il calcio, ma penso a quanto posso vedere io sono condivisa. Aperto da un anno e mezzo, sì, è condivisa da parecchie persone. E, insomma, è nata per appunto la passione per il calcio vero. Cioè, io reputo che, non che questo non sia vero, ma capire anche, scoprire le origini. Da dove arriviamo, da dove arriva il calcio, che cosa è stato e che cosa ha creato, insomma. Dove sei, dove ti trovi, allora, e dove si possono trovare le informazioni? Io sono in via Tartini, che è in zona Dergano, via Tartini al numero 23. Però può essere visto il tutto anche dal sito internet, che è www.calcioretro.it. E dove in realtà c'è tutta la collezione completa. Adesso lo sto cercando di aumentare ancora di più la collezione. Tra l'altro si possono anche ordinare le magliette online. Si possono ordinare online. Io consiglio sempre magari di mandarmi una mail, in modo tale che così dico subito, immediatamente, se c'è la disponibilità, se non c'è. O la tempistica di... Amo il rapporto con il cliente, quindi sono un ex venditore e amo proprio il rapporto con il cliente. Mentre arriva anche il notaro abbastanza commerciale, tra poco ci delizierà anche lui della sua presenza. Volevo chiederti una cosa tra di noi, tra pochi ascoltatori che ci... Magliette di Holly e Benji? Magliette di Holly e Benji? A che punto siamo? Sono in trattativa. Oh, vedi? Sono in trattativa. Io voglio la maglia della Mambo. Appena c'è. la maglia della Mambo voglio. O quella io. Di Mark Landers. Anche quella con le maniche più su che vanno bene per Gigi. A lui piacciono. Allora, dopo una chiacchierata, Pappolini che non sente. È fatta così quella cuffia, da una parte non ci sentirei mai. Vai, continua. Non senti? Da nessuna delle due parti. Però. Addirittura. Allora, segna. Provvediamo. Amplifon, vedi, cerca i contatti e dati da fare. Beh, allora, scusa di interrompere, intanto dimmi. Ero giù a aspettare il buon Paolo Grechi. Paolo Grechi era in diretta. Vabbè, ma d'altronde, guarda, il tempo è denaro. Buongiorno, ciao Paolo. Ciao Luca. I saluti in diretta sono una delle cose migliori del mondo. Però non c'è da perdere tempo perché dobbiamo anche subito... Perché... Il Rotogol di oggi è difficilino. Difficile dai. Dire poco, Luca, te lo dico. Gigi, ci sono premi importanti. Sparacelo quindi. Subito, poi diamo anche qualche. Non dico aiutini troppo grossi, però. Ma magari. Indirizziamo. Prima sentiamolo. Andiamo, va. Va il cross, attenzione, sbaglia lo stop, ma è un passaggio. La rimette in mezzo. Primo del capitano. Oggi siamo stati bastardi. Cattivello, dai. Oggi siamo stati un po' bastardi. Ricordiamo.
392-8263-444 il numero per rispondere al Rotogol, dicendoci la partita, il risultato finale esatto e, se lo sapete, il marcatore, che sono 5 punti in più. Per partita il risultato esatto sono 10 punti. Oppure redazione @milaninterradio.tv. Questi sono i nostri contatti. Allora, diciamo subito che è una partita di campionato. È fin qui. Quindi non ci sono coppe, non c'è niente. C'è un grande indizio all'interno del Rotogol di oggi, quindi... Il primo, poi... No, il primo... Il capitano. Primo è stato tagliato, ovviamente. Certo, l'altro, ovviamente, 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 ovviamente. È un gol complicato di una partita... di inizio stagione, non proprio di inizio stagione, metà più o meno. Sì. Giocata in notturna, dai. Giocata in notturna, buttiamola dentro. Poi cosa possiamo aggiungere? Basta, basta. Il campo era bello. Il campo era bello. Il campo era molto bello. Non era San Siro. Il campo era bello. Il campo era bello. Bello, devo dire. Facciamo così, facciamo riascoltare l'audio. Vai, Gigi, appena vai. Tempo. Sì. Va il cross, attenzione, sbaglia lo stop. Ma è un passaggio. La rimette in mezzo. Primo del capitano. Il primo del capitano. È un indizio. Quindi è un capitano. È un indizio. Un capitano coraggioso. Mi guarda e ride. Un capitano coraggioso. È il solito notaro che non vuole sapere il risultato mamma e scoprirlo alla mia, fine. Oh. Perché ma poi non mai aiuto. Mi fornisce, come dire. Pampolini, allora, che attende a vuoto, dimettiti, dice Sam. Grazie a Sam, ero in pensiero. Arrivano le prime, i primi exit poll. Roma-Inter 1-1, Zanetti, dice l'Andrea. No, no, non ci siamo, non ci siamo. È difficile oggi, è difficile. Siamo su una squadra... non è una big. Sicuramente non è una... Non sono due big. Però è un gol storico. Ecco, è un gol storico. Oggi abbiamo rispoderato il Rotogol Story. No, non è vero, perché no, se dici che è un gol story... È un gol storico, perché ha segnato la storia di una formazione iscritta al campionato di Serie A. Fa il cross, attenzione, sbaglia lo stop, ma è un passaggio... La rimette in mezzo! Primo del capitano! Ricordiamo di firmarvi, ragazzi, sempre firmatevi, comunque. Firmatevi, se no non vi possiamo dare i punti, perché qualcuno l'ha azzeccato, caro. Incredibile, questo Sam Lenders Muppet To 2-1. Egidio Callon, Siena-Genoa 0-2, Marco Rossi. No. Per l'Andrea, cosa abbiamo fatto al Fanta? Ah, qua si fanno i messaggi... Va bene, fate come volete. Noi possiamo anche... Comunicate, però. Non è bacheca gol questo, Pampolini non è il mio notaio, dimettiti, vergognati e cambia squadra. Proprio... E chi è? Luca Curvano. È Luca Curvano. Infatti, ok, adesso abbiamo chiuso il cerchio. Grazie, Luca. Allora, faccio solo un appello, perché qualcuno ha indovinato, incredibile. Ma non si è firmato. Quindi il notaro non può attribuire 15 punti. Io temo di aver capito l'arcano. È lui. L'ha mandato a Gigi. Dai, Gigi. Gigi. Ma tu lo leggi, non vale. Paolo, tu l'hai capito? O è troppo recente per te? È troppo recente. Che pensavo a Meazza e Piola, ma non riuscivo a capire. Abbiamo spiazzato. Ma non è un capitano di primo pelo, se possiamo dirlo, però. Cosa vuol dire? Alla sua età. Parla come mangi. Allora, non è un gol di Shingota mai, è questo. No. Ok. Gigi, invece di fare cianci che lì, facciamolo riascoltare, che oggi è veramente difficile, dai. Va il cross, attenzione, sbaglia lo stop, ma è un passaggio... La rimette in mezzo! Primo del capitano! Ce l'avevi scritto da tempo, tu. Non cogli. Perché c'era, come dire, c'era sdraiato sopra Pino. Pino, dimettiti, vai a giocare a tennis, visto che ne fate 6, va bene, andrò quindi volentieri. Se si dimette Pino, rimango io. Bene, ti diverti. Dovete dimettervi entrambi, rimaniamo io. Gianluca, Novara Inter 3-1 Rigoni, ci dice. No. Ma è il capitano Rigoni del Novara? Ma perché dici queste cose? Perché il gol, abbiamo sentito nell'audio, è di un capitano. Ah, ok, allora pensavo volessi deviare su... Il capitano dell'Udinese pasta, la pasta del capitano. Mamma mia. Poi c'ha ragione Luca Curvano. A questo punto c'ha ragione quasi tu. Vado. Vabbè, questo come dire, dai, era un calcio di Rigoni.
Proseguiamo, continuiamo. Senza freni, senza freni, inibitori, senza... Bianchino già al bar. Eccola qua. Ecco, via. Bianchino, Bianchino. Il notaio commerciale. E andiamo. Buona sigla, eh? Senti, non si è più rifirmato l'ascoltatore che purtroppo è indovinato. No. Tra l'altro come ha fatto ancora non me lo spiego. Ah, l'Andrea scrive, visto che facciamo anche questo servizio di trasmissioni di dati, ho vinto 2-1 l'Andrea per Egidio Callon, quindi si danno anche i risultati per il fantacalcio. Cioè, scrivere i messaggi tra di loro pare no, brutto, no? È meglio mandarli a noi, però noi apprezziamo molto questo stile. Anche perché mandarli qua costano di più, eh. Ah, perché noi abbiamo il costo maggiorato? Assolutamente sì. Ma ci guadagniamo qualcosa? No, allora fa niente. Ambrosini, Milan-Atalanta 2-0, inventato risultato e partita. Bene Sam, ti vogliamo bene, sempre così. Poi, chi è questo? M Bianconero si firma. Quindi per il momento M Bianconero è in vantaggio. Ma è quello di prima? Che non si era firmato, controlla i numeri. Potrebbe essere. Daniele Inter, Rocchi, Lazio-Brescia 2-0, no. Poi... Il grande Lisuzzo, ci descrive qualcuno che non si firma, Egidio Callon che ci arriva. Ciao, ma non vi sembra strano il gol dell'Inter a 4 alla fine, guarda caso il Chievo, tutti fermi. Ma ciao, arrivano anche accuse di immobilismo, va bene. Abbattete Pampolini, più Gigi meno Pampolini. Ma perché queste cose un po' particolari? Vabbè. Intanto dobbiamo cancellare, perché se non liberiamo il server, caro, qua succede il delirio. Anzi, ora facciamo anche così, vediamo un po'. Sfruculiando la mail, che a me piace molto, sì, guarda, mail, guarda quante ce ne sono, guarda, sempre colpa tua, che non devo far leggere le mail. Vediamo un po', Juve-Roma, gol di Del Piero, risultato 3-0, no, ma abbiamo detto che non è Coppa Italia, è un gol di, attenzione, qua beccano, controlli, dottore, sì. Qui abbiamo 10,50, andiamo a verificare di qua, il primo è questo. Che però non ci mette il nome, firmato, però andiamo a vedere se che è lui. Incredibile. Per 43 secondi sta vincendo lui. Eh sì. Abbiamo un ribaltone. Attenzione, abbiamo il ribaltone. E per la prima volta. Ma Chivo è in settimana bianca? Civo. Cibo, ogni tanto bianca. Esce fuori. No, niente. Cioè, Vercellese Aldini 2-1, ci scrive Danilo. Io ho giocato nella Vercellese. Amico tuo? Sì, ho giocato nella Vercellese, veramente. Succede di tutto al Rotogol. Pepe, Genoa, Juve 0-1. Ah no, scusate, Mau Blues. Fanno anche annullato. I simpaticoni. Annullato. C'è gente di un certo rilievo. Quindi qua possiamo liberare, perché tanto abbiamo già trovato il nostro per il momento. Tanto abbiamo ancora 3 minuti esatti. A 57 blocchiamo le telefonate. Come faceva la Carrà negli anni 90. Caramba. Facciamo sì. Stop alle telefonate, ti spogli. Era una TV. Io non sono la Carrà. Era una TV retro. Mi spiace, ma purtroppo. Era un po' retro, La TV sì. La Carrà potresti farla. Sì. Gianluca 72, secondo me era un gol di Capitano Findus. Poi, appena inviate la mail. Cioè, vedi, c'è anche chi ci scrive il messaggio sottolineando che ha mandato l'email. Ma noi la mail l'abbiamo appena letto e quest'oggi la soluzione arriva dalla mail, che è una roba. È la prima volta che la mail batte i messaggi in quanto a velocità. È la prima volta che la guardiamo. Non è vero. Signor Notaro, non sveli questi arcani, proprio lei. Chicco che va sul culinario, caro, la mozzarella Santa Lucia è finita, prendo la Granarolo? Sì, Chicco, sì, la qualità è buona, si vede che sarà a far la spesa e ci ha chiesto qualche consiglio. Catania-Novara 3-3 Rubino, ci scrive Diego Monzenero Azzurro, Luca Curvanol, PD, Pampolino devi levarti, PDL. Vichingo Chris, Genoa-Juve 0-1, gol di Pepe, risultato 0-0, divertente. Milan-Juve 2-1, gol di Muntari ed è così, va bene, vedi che poi non c'è capitano, più... È capitano, sempre lui. Gianluca che scrive Novara-Parma 2-1, Centurioni, no, non ci siamo, ci siamo vicini ma non ci siamo dal punto di vista del risultato. Ringraziamo anche Egidio Callon e l'Andrea che hanno indovinato il risultato, c'è anche un M bianconero. Che hanno indovinato il risultato, però purtroppo questioni di tempo spingono in altre direzioni. E tra poco vi diremo. Gigi. Sì, perché il vento non tira più verso Torino, purtroppo dovete. È tornato a spingere verso il sud. Vedi? Verso il sud, e il sud si chiama. Meridione. O Sesto San Giovanni, anche perché se vogliamo. Giusto oltre per... po'. Rivediamo se c'è qualcosa anche dal punto di vista delle mail. Non credo.
Ah, anzi no, guarda, 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 arriva anche questa. Luca, sono Danilo. Danilo Guasta, Forza Milan. Ah sì, grande. Saluta. Ciao Guasta. Un abbraccio. Ma incredibile, ma ci ascolti? Ma funziona tutto? Funziona tutto. È Guasta. Brutta questa. Senti, ma ricordiamo un po' che cosa ha vinto. Qua abbiamo un ascoltatore che conosce Notaro. Io conosco Danilo Guasta Macchia, che abbiamo giocato insieme alla Vercellese. Entrambi. Questa è veramente una carambata. E io ti abbraccio forte, Danilo. In diretta, ti voglio bene. Vedi? 47, 48, 49, 50. 10 secondi per verificare il risultato del rotogol. Poi facciamo riascoltare sia la versione tagliuzzata, sia la versione originale, per farvi capire qual è il gol. Intanto, nel frattempo, Semma, che scrive: questo gioco è tutto un magna magna. Vabbè, ecco perché Chicco ci chiedeva della mozzarella. Ah, capito? Perché è tutto un magna magna. Sono le palline calde fredde. Bravi. 10:57, tempo esauritosi. Gigi, metti giù chiunque tu abbia al telefono. Metti giù chiunque tu abbia al telefono. Oh, chiamano le signore che sbagliano il numero. Lui mette giù invece di mandarmelo in diretta. Sta delle ore al telefono e non mette giù. Ha detto ciao amore e ha messo giù. Ma stava protestando con qualche suo collega di TV. È in silenzio stampa anche lui. È finito il tempo. Oh. Il gol tagliato ancora, eh. Va il cross, attenzione, sbaglia lo stop, ma è un passaggio. La rimette in mezzo. Oh! Primo del capitano. Questo è il gol tagliato. Il gol in versione originale, eh? Mazzarani, va al cross, attenzione Granoce, sbaglia lo stop, ma è un passaggio per Rigoni. La rimette in mezzo Rubino! Primo gol in Serie A del capitano della bandiera del Novara. 1-1. Eh sì, un gol storico perché ha segnato in tutte le categorie con la stessa maglia. Quella del Novara, esatto, era Parma, anzi Novara-Parma. 2-1, gol di Rubino. Il più rapido di tutti, Giuseppe da Sesto, che si aggiudica i 15 punti di oggi. Applauso per Giuseppe da Sesto. Forza con gli applausi. Forza con gli applausi. Interista Giuseppe. Dai. Ancora, non devi mettere la grandinata, devi mettere gli applausi. Giuseppe da Sesto che si aggiunge in classifica all'Andrea con a quota 15 punti, all'Andrea Rossonero, a Vichingo 29, a Gio Rossonero, ma guida comunque la classifica il nostro ascoltatore che è ufficialmente in vacanza, che è Civo da Varese a quota 30 punti. E quindi Civo, che si è preso un periodo di vacanza, 3-4 giorni, comunque riesce ancora a mantenere la testa della classifica. Quindi la leadership è sua. Hai aggiornato la classifica? L'ho aggiornata, non ho avuto bisogno di correggere. Guarda, 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 aspetta che arrivano, vedi? Vedi? Arrivano. Civo da Varese, Novara Parma, vedi? Sì, no, arriva Civo anche in ritardo, bravo. Poi abbiamo anche i messaggi di Nick Rossonero, che anche lui arriva un po' più tardi. Alessio Milan, dimettetevi tutti, voglio un po' di gnocca. Lui è un po' qualunquista, orientato alla gnoccolona. Genoa Juve di ieri 0-1, Chiro, divertenti questi messaggi così. Napoli-Villareale, Europa League, il Napoli fa la fine dell'anno scorso, non hanno carattere, Ricky Mina, arrivano anche già considerazioni che guardano ai prossimi temi. Pampolini, parlerò con Bisio per farti prendere a Zelig, va bene, chiamami, vengo anch'io. Messaggi, okay, Luca Curvanord che adora un qualcosa. Sam, quelle fredde di palline saranno di Pampolini. E poi vediamo qua, grazie, 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 Giuseppe da Sesto, che ringrazia per il successo odierno. Ma noi ringraziamo grazie a te. Te perché sei stato veramente il più veloce. Il più veloce. Bravo, bravo. Sono arrivati tanti risultati esatti, ma bravo, il più veloce, bravo, è stato proprio Giuseppe da Sesto. Esatto. Si spegne la diretta di Telemilano City al canale 288 e si spegne di conseguenza il rotogol. Un grazie a Pampolini che è stato qua con me in questa mezz'ora. Tra l'altro, tra poco ci sei ancora, no? Sì, tra poco, come dire. Fra un'oretta, fra un'oretta. O la prossima? No, la prossima mezz'oretta. Non riesce neanche a capire i messaggi. Tutta mezz'ora. Ci ha mandato un messaggio. È una minaccia. Ma poi, per ricordarci gli appuntamenti. Ma poi fuori onda mi ha detto altro. No, 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 ma lui, come dire, è un po' permalosino il nostro Lele Tramacero. Sono un po' retro. Grazie a Paolo Grechi di Calcio Retro. Grazie a voi. Grazie, grazie a voi. Ricordiamo dove trovare Calcio Retro. Allora, e come anche su internet. Esatto, via Tartini al numero 23. E il sito internet è www.calcioretro.it. Calcio Retro senza l'accento. Ecco, noi non lo facciamo mai, questa cosa, ricordiamocelo. Perché non abbiamo detto. Ecco, non si può fare, non troverete nulla. Grazie a Emanuele che è stato con me, grazie a Gigi che non ha fatto nulla, come al solito, e quando gli chiediamo una cosa, non metteva mai niente. Sigla, domani Rodolfo.
Rotogol. 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 Rotogol.